segreto del tracciato. Attenzione, vediamo la soggettiva ed è l'attacco vincente. Guardate che frenata ritardata oltre al cartello dei 100 metri, da 250 a 90 km orari, mette in crisi la ciclistica. Linea alla pit lane, Calia. Rapidamente la gara se la sta vivendo anche Walter Tortoroglio, che è reduce peraltro da uno splendido secondo posto in Superstock. Sì, sono contento anche grazie alla moto che avevo a disposizione, che come sempre è stata fantastica, e un secondo posto qua in Inghilterra vale doppio sicuramente. Ed è proprio la pista della Suzuki, se è vero come è vero, che Chili sta andando benissimo, Giovanni. Sì, sta andando benissimo, ci sta mettendo però del suo. La Suzuki quest'anno ha leggermente deluso le aspettative con la nuova GSX-R e la grande determinazione di Frankie Chili l'abbiamo avuto in Giappone quando si è messo dietro i due velocissimi piloti del team ufficiale di casa, Akira Rio e il suo compagno di squadra. Quindi un Chili che riesce sempre a trovare il giusto setup, e in questo caso lo ha veramente portato al top, andando a lottare per la vittoria. Abbiamo visto Ruben Chaus, eccolo, con Troy Bayliss e Yanagawa e Lavia che chiudono il gruppetto centrale, con Edward sesto, settimo Okada, poi Yanagawa ottavo, nono Chaus. Ma sentiamo la musica, questo gruppetto e le scintille della Hollywood e alla Crenel. Bellissima la soggettiva, ma rientriamo in diretta con Neil Oxon che cerca di scappare nuovamente per agguantare Troy Kortzer e Frankie Chili. Stanno girando sempre in 1.34, si va al tornantino Melbourne con il terzetto di testa dietro Reynolds, Bostrom, Colin Edwards, poi Okada, Yanagawa, Chaus e Bayliss. In decima posizione il leader del mondiale. Siamo pronti per vedere di nuovo insieme tra 5 secondi la classifica. 59.000 lire al mese, fai da casa tutte le urbane e interurbane che vuoi. Abbonati subito. Allora attenzione, perché nella classifica del mondiale Troy Kortzer e la sua Aprilia, con questo secondo posto dietro a Neil Oxon, stanno riportandosi in seconda posizione nel mondiale, scavalcando di nuovo Colin Edwards. Andiamo a vedere la battaglia per la terza posizione, 34.4 per Oxon e 34.5 per Kortzer e Chili. Un decimo, rimangono invariati i distacchi, non riesce il tentativo di fuga del pilota britannico, così come era avvenuto in gara 1. Sono molto determinati e soprattutto si giocano il secondo e il quarto posto nel mondiale. Frankie Chili incollato, è uscito fortissimo, prova l'attacco per la prima volta, Chili secondo con una staccata micidiale, conquista la seconda posizione davanti all'Aprilia di Troy Kortzer. Attenzione, la Tigre, Frankie Chili inizia a tirar fuori gli artigli, ha rotto gli indugi e va lui all'attacco subito in staccata della Ducati di Neil Oxon. Un Chili strepitoso in questo weekend. Oxon, attenzione a Chili che è partito a testa bassa, ha passato un Troy Kortzer in seconda gara in grande forma. Si va al 17° giro, entriamo nel 18° dietro sempre Bostrom, Reynolds e Colin Edwards. Edwards che perde il secondo posto nel mondiale, che ritorna nelle mani di Troy Kortzer e della sua nera e arancio Apriliona RSV 1000. Le gomme Dunlop stanno avvantaggiando la Ducati GSE Racing Replica rispetto alle testa stretta, che si trovano attardati in nona posizione con Ruben Chaus e Bayliss in decima posizione, mentre Ben Bostrom è quarto ma staccato di 4 secondi. Joe Busey intanto al 17° passaggio
è riuscito a entrare in zona punti ed è quindicesimo con Craig Hill, pilota del team Pacifici, in sedicesima posizione. Questo è il gruppetto di testa, si va di nuovo alla S, dove Chili ha conquistato il secondo posto al giro precedente uscendo in modo impeccabile dalla Coppis, e si va alla staccata del punto più lento della pista dalla terza alla prima, tornantino da 60 km orari, il Melbourne Hairpin per il terzetto di testa. Si va pronti a concludere il diciottesimo giro, entriamo nel diciannovesimo. Intanto, come è successo in gara 1, Okada sta recuperando sul compagno di squadra Colin Edwards. Situazione invariata, tutti sull'1.34, Oxon, Keely, Kortzer, 34 anche per Ben Bostrom in quarta posizione. Poi Reynolds, Colin Edwards che sta per essere raggiunto dal compagno Tadayuki Okada. Poi Yanagawa, Chaos, Bayliss, Lavia, Laconi, Chambon, Parks e Bussei in quindicesima posizione. Ci prepariamo a un finale molto teso e emozionante, dove ci stiamo per giocare una volata a tre tra il campione britannico, vincitore di gara 1, Neil Oxon, Ducati arancione, Racing Replica numero 100, con la Suzuki del quarto nel mondiale, Pier Francesco Chili, e con l'Aprilia del secondo, ritornato in seconda posizione nel mondiale, Troy Kortzer, staccata micidiale, prende le misure, Frankie Chili che è arrivato vicinissimo, quasi a sfiorare il codone della 996, sentiamo Calia dalla pit lane. Sì, per la precisione sul muretto della Suzuki dove Colombo è in religiosa attesa, ecco, però mi sembra che le premesse per un gran finale ci siano tutte. Ma vediamo, manca ancora qualche giro, sembra che sia tutto a posto e aspettiamo ancora qualche giro. Finora comunque grandissimo. Di più, di più. Grazie. Che cosa hanno fatto per trasformare la GSXR? Che cosa hanno cambiato? Sono sicuro che non te lo dirà, però che cosa avete fatto per migliorarla fino a questo punto, la moto? Ma la moto è in continuo sviluppo, un po' in tutti i particolari, forse qui per adesso è ancora un po' sensibile, forse qui abbiamo trovato la miglior soluzione per la messa a punto, è che stare con i bicilindrici è sempre difficile, loro hanno tantissima accelerazione e noi dobbiamo sempre recuperare in curva e in frenata. Grazie a Colombo, a te domani. Allora, grandissimo Pier Francesco Chili, quattro cilindri, fronte marcia contro due bicilindri, che scuola italiana. Ducati Aprilia, ma Chili sta andando a puntare sempre più deciso e controlla anche dietro, che non ci siano scherzi da parte di Troy Kortzer. E per chi ha la fortuna di aver la passione delle supermoto e di avere in garage una quattro cilindri giapponese, una bicilindrica italiana, sa che cosa vuol dire guidare in questo modo delle moto a quattro tempi derivate dalla produzione di serie. Riescono a guidarle come fossero delle GP, queste S, velocissime, impeccabili, ma sono moto a quattro tempi da oltre 160 kg che questi maghi riescono a portare al limite estremo. Oxon interno, Chili potrebbe uscire più veloce, attenzione, spalanca il gas, quasi si affianca, Troy Kortzer rimane in terza posizione, sono vicinissimi a un duello tra giganti con tutto il pubblico dalla parte di Neil Oxon, con Frankie Chili, quarto nel mondiale, con Troy Kortzer, Aprilia, ritornato il pilota delle prime gare, in terza posizione, conto alla rovescia, per, attenzione, 5 giri al termine. Dietro di loro, sempre a 5 secondi, Bostrom, poi Reynolds, Edwards, Okada, Yanagawa, Chaus, Bayliss in decima posizione. Questa è la situazione, mentre Chili continua ad adottare delle traiettorie che la sua sensibilità, la sua classe gli permettono, con delle pieghe veramente al limite delle leggi fisiche. Sta prendendo le misure di un Neil Oxon al comando, vincitore di gara 1. Quindi attenzione per un finale che si presenta ancora una volta in stile superbike, ovvero fino alla bandiera a scacchi non sapremo chi sarà il più duro di questi tre grandi talenti della scuola inglese, italiana e della scuola australiana delle supermoto a quattro tempi. Dietro intanto abbiamo visto che Bostrom
e Reynolds rimangono in quarta e quinta posizione, mentre Edwards ha perso di nuovo contatto. Si conferma una pista per le gomme Dunlop, arrivano di nuovo mettendo in crisi le sospensioni delle loro supermoto, 750 per Frankie Kili, 1000 per la RSV e la 996 Racing Replica. E vediamo che quando il pilota ha tutto sotto controllo non c'è grossa differenza tra i 750 centimetri cubi e i 1000 del bicilindrico rispetto ai 7,5 dei 4 cilindri. Si parla di portare a 1000 le 4 cilindri, ma sembrano già equilibrate in questi duelli, così come lo scorso anno quando guidava la R7 un certo Noriyuki Haga. Attenzione, perché in questa parte è nettamente più veloce e deciso Frankie Kili, che deve rallentare nei confronti di Neil Oxon. Una parte decisiva del tracciato, la Hollywood della Craner, con Frankie Kili che sta studiando Oxon per l'attacco finale. Viene doppiato il portacolori di Bertocchi, il francese Ollon. Si va all'uscita della curva che mette nel lungo rettilineo da 250 km/h il gioco.